Grazie Presidente. Io ho anticipato prima la dichiarazione di voto, però mi coglie di fare due precisazioni come sul perché anche la dichiarazione di voto rispetto alla replica dell'assessore. Bene, assessore, lei ha dichiarato che la Cassa Depositi e Prestiti ha fatto l'istruttoria e ha dato parere favorevole. Allora io le chiedo perché non ha portato in aula oggi questa istruttoria e questo parere favorevole. Allora non si è conclusa, benissimo. Ho capito, io le ho fatto una domanda, lei mi risponde, non c'è questo atto e quindi a suffragio ancora ulteriore della mia posizione precedente. Aggiungo anche un'altra cosa rispetto a quello che ha dichiarato assessore. L'assessore ha dichiarato che è stato firmato un piano strategico con Cassa Depositi e Prestiti. Io ho un'idea completamente diversa sul fatto che sia un piano strategico e un patto strategico, semplicemente perché Cassa Depositi e Prestiti aveva in pancia 700 milioni di nostri debiti, di mutui che dobbiamo pagare a Cassa Depositi e Prestiti. Probabilmente ci sarà un altro anticipo di altri 200 milioni da restituire entro l'anno a Cassa Depositi e Prestiti. C'era già un impegno di Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, per esempio sull'ex manifattura tabacchi, però Presidente io ho già la voce bassa, così non riesco neanche a sentire me stesso. Colleghi, per cortesia, siamo comunque in dichiarazione di voto su un atto importante, il cui dibattito si è potuto svolgere anche grazie alla disponibilità delle minoranze che hanno consentito a che una delegazione composta implausibilmente anche da me partecipasse al corteo. Prego. Grazie Presidente. Concludevo dicendo che a nostro modesto parere non è che sia un piano strategico questo o una cosa del quale andare fieri, perché stiamo consegnando mezza parte del nostro, diciamo, patrimonio anche storico, culturale, edifici che hanno fatto la storia della città di Napoli e che avrebbero potuto continuare a fare la storia della città di Napoli. Se questo lo considerate un piano strategico, francamente abbiamo un'idea completamente diversa. Ripeto, noi non voteremo l'atto neanche stando in aula, perché nonostante la replica di Panini, io le dico che continuano a rimanere non solo i dubbi ma le certezze che questo atto non possa essere votato dai consiglieri comunali. Grazie.